Mascherano, in arte Doccia, e sono qui perché porto su questa bicicletta questi due baldi giovani. E, diciamo, non sono un artista assolutamente, pedalo, porto degli artisti. Davide Severi, sono tastieri e ammennicoli elettronici vari su questo simpatico carretto. E io sono Marco Severa e suono il flauto traverso sul carretto. È la seconda volta che partecipiamo, abbiamo partecipato anche l'anno scorso a Montegrosso e siamo venuti a conoscenza perché tramite la nazionale italiana jazzisti, che io sono un grande calciatore e quindi tramite loro poi abbiamo conosciuto Luciano Panni, che, a cui abbiamo sottoposto, diciamo, il progetto, abbiamo espresso la nostra volontà di esserci perché sposiamo, insomma, la causa di Civitates, tutta l'accensione civica, insomma, di questo festival, e quindi siamo qui per la seconda volta. Allora, innanzitutto tutto quello che vedete qui alle nostre spalle è stato costruito, poi lui dice che non è un artista, però tutta questa cargo bike è stata costruita da Ertorcia, che è lui. E vabbè, racconta un attimo tu la storia. Sì, siamo partiti, nasce da una tua attività. Da una mia attività, io prima avevo un'attività di trasporto in bici, facevo il corriere in bicicletta e con la cargo bike portavo frutta, verdura, mobili, macchina da cucire, diverse cose. Piano piano, avendo come amico purtroppo un manipolo dei musicisti, siamo arrivati a forse qualche birra di troppo, a progettare questa cosa, dice, ma perché porca miseria non riusciamo a utilizzare a trovare il modo per far suonare le persone in movimento? All'inizio abbiamo preparato il cassone con due sedute un po' povere, diciamo, molto spartane, molto racing direi, perché erano comunque sia molto leggere, comodissime, e un primo impianto audio comunque sia sempre, diciamo, rimediato. E abbiamo visto che cominciava ad andare come cosa. Abbiamo visto anche che c'è stato molto, un bel feedback comunque sia da tutti i ciclisti che ci seguivano, come abbiamo fatto oggi, sono state persone in bicicletta che ci hanno seguito. Ed è bello perché portando avanti questa mission di avere la totale fruibilità della musica e avere la totale fruibilità della città in cui vivi o comunque sia che visiti, era il connubio perfetto. E siamo partiti così. Quando vai in giro per strada con una cosa così si fa fatica a prenderla sul serio, no? C'è sempre intorno l'alone di cazzeggio. E poi si parla tanto di ricucire tessuti urbani, noi non ci abbiamo problema se non c'è un locale che ti fa suonare, se non c'è corrente dove vorresti fare un concerto, è proprio una missione urbana, no? E quindi possiamo arrivare dappertutto e questa è una cosa estremamente seria. Ci piace, cioè penso che, cioè, sia per me che per Marco, nonostante abbiamo molti progetti, alcuni dei quali tra virgolette più seri, più dedicati, più non lo so, qualunque cosa, questo è il progetto più bello. E alla fine siamo partiti con questo progetto soprattutto per condividere il più possibile con la cargo bike gli spazi nelle città, condividere l'arte, la musica. Anche collaborando con altri artisti è molto bello condividere un po' i prodotti di tutti, diciamo. Noi ad esempio col Bike Stage facciamo anche dei concerti ospitando altri gruppi e quindi si crea un po' un circolo di condivisione reciproca sui social, su Instagram o su Facebook, che aiuta tutti e che fa felici tutti. Alla fine questo progetto non è che si basi molto sul monetizzare per adesso, si basa più sul condividere, sul portare in giro la musica, sul creare delle situazioni laddove non ci possono essere, per cui tutto questo diventa una cosa condivisibile. E quindi questo è un palco aperto a qualsiasi... L'importante è che ci entrate dentro, poi... Sì, tutto sta negli spazi, diciamo. È un palco, non è un progetto musicale, non è un gruppo musicale, è un palco.